Crociere in calo come numeri in questo 2019 che siamo per lasciarci alle spalle, dal porto arriva un messaggio / SOS al comune. Servono più eventi legati al folklore per far innamorare i croceristi di Cagliari. Sindaco Truzzo. Ma intanto diciamo che per l'anno prossimo si prevede un numero minore di arrivi ma un numero maggiore di passeggeri, quindi questo è già positivo, vuol dire che c'è comunque, anche se una piccola inversione di rotta, comunque si sta un pochino migliorando. L'altro elemento ovviamente che diceva il presidente anche di Monte, c'è la necessità di fare un'attività non solo di promozione all'esterno ma anche di un'attività di, come dire, di intrattenimento all'interno della città, e questa è la logica anche della tassa di soggiorno. L'idea è di avere risorse in più a bilancio del turismo per aumentare non solo la promozione della città, non solo la costruzione di un'immagine e di un branding, come si dice, come direbbero i tecnici, diciamo, di Cagliari, ma anche migliorare le politiche dell'accoglienza, perché siamo sicuramente una città ospitale, ma sul tema dell'accoglienza possiamo ancora migliorare. Ecco, sindaco Truzzo, lei è sindaco da pochi mesi, ha introdotto la tassa di soggiorno. No, ancora non l'abbiamo introdotta, ci stiamo lavorando però. Però comunque a breve sarà realtà. Ecco, cosa manca sinora per il capitolo accoglienza dei turisti e dei croceristi? Bisogna avere la capacità di attivare delle politiche sull'accoglienza che facciano sentire il turista come, insomma, come coccolato, quindi significa fare attività di promozione della città, eventi, fare attività anche di formazione di tutti gli operatori, perché avere, che ne so, un tassista piuttosto che un commerciante che ti rischia, è capace di darti informazioni in inglese, di risponderti, di darti informazioni sul sistema città, è fondamentale in questo senso. Su questo ovviamente lavoreremo nei prossimi anni. Ecco, l'inglese appunto oramai lo parlano tutti, meglio tutti dovrebbero parlarlo per comunicare, quindi c'è la possibilità anche di creare dei corsi appunto per commercianti o per i tassisti? No, dei corsi per tutti i soggetti che ovviamente hanno contatti quotidiani con i turisti. È chiaro che ovviamente i primi sono gli esercenti, i commercianti, gli artigiani, i titolari di locali pubblici, i tassisti, ma lo stesso personale dell'amministrazione. Ovviamente sono tutti i lavori, soprattutto sulla formazione e anche sulle politiche per l'accoglienza che devono essere fatti. Un progetto che partirà nel 2020, magari grazie anche alla tassa di soggiorno, quindi? Vediamo ovviamente nel momento in cui arriva la tassa di soggiorno quali sono le risorse che abbiamo a disposizione per poter incrementare le politiche sul turismo.